Adesso mi siedo, non vi preoccupate, sono a fianco al telefono, voi non mi vedete, perché Gesù Cristo benedetto. Che cazzo di partite, che cazzo di partite ho visto, che cosa ho visto? Allora, occhiali tutti male, benissimo. Ciao ragazzi e benvenuti al vostro Simon Interista. Allora ragazzi, Atletico Juventus e purtroppo Dinamo Zagabria, Atalanta, oltre a tutte le altre. Questa è la Champions. Questa è la Champions. Atletico Juve è stata proprio la partita che riassume la Champions. Il fatto che abbia pareggiato per me è veramente dico, come si dice? Un superfluo, ecco, superfluo, perché dopo che fai una partita del genere, vai avanti 2-0, fuori casa, al Wanda Metropolitano contro l'Atletico. Sinceramente, che mi abbiano pareggiato al 90esimo me lo faccio andare bene, ecco. Perché io ripeto, io mi sono incazzato contro l'Inter. Lo so, sto a parlare sempre dell'Inter, però me sta ancora, non so, qua, tutte le parti mi sta sconfitta, perché per me è come una sconfitta. Cioè, la cosa che mi fa incazzare l'Inter non è tanto il pareggio, ma è come abbiamo pareggiato, cioè no, senza giocare. La Juve come ha pareggiato? Cioè, giocando, regà, ma hanno fatto, non lo so, 20 tiri a testa più o meno, non lo so, cioè, secondo me il pareggio è anche giusto, perché comunque l'Atletico ha fatto un primo tempo molto buono e la Juve ha fatto un secondo tempo molto buono, quindi secondo me il pareggio ci sta ampiamente. Però se avesse vinto la Juventus non sarebbe stato clamoroso, anzi. Secondo me ci poteva tranquillamente stare, però ripeto, comunque stai in casa dell'Atletico, non è che stai contro il pizzichettone, quindi con tutto il rispetto per il pizzichettone, però questo è Cuadrado, ragazzi, che ha fatto un secondo tempo da Oscar, veramente. Cioè, a parte il gol, bellissimo, vabbè, cioè all'incrocio dei pali, che ricordiamo che l'Atletico ha un certo Oblak, cioè non proprio l'ultimo arrivato, Però Cuadrado gliel'ha messa all'incrocio, proprio lì, ha tolto le ragnatele e ci ha messo il pallone. Cioè, capite qual è il fatto? E che poi, tra l'altro, voglio fare anche un piccolo appunto. Ma dove stanno quelli che dicono che Higuaín era grasso, che Higuaín era scarso, che Higuaín... Avete visto voi? Uno, la corsa di Higuaín su un lancio millimetrico di Bonucci, che vabbè, Bonucci oggi... Tra parentesi, migliore in campo, che vabbè, oggi sembrava Chiellini, le prendeva tutte lui, cioè strano, veramente strano, non lo so, oggi è partita tutta all'incontrario. Dicevo, dopo il lancio millimetrico, Higuaín ha aspettato perché c'era Ronaldo al centro, ma ha dato un pallone a Cuadrado veramente da Oscar, che glielo vado io a portare, cioè io che sono interista glielo vado a portare, capito? Cioè... Ha dato un pallone a Cuadrado assurdo, assurdo, perché lì tu devi avere visione di gioco, devi avere la precisione. Poi ha fatto tutto il resto, ovviamente l'ha fatto tutto il resto, ovviamente l'ha fatto Cuadrado, che è inutile che ne parlo perché l'ho già l'ho detto, no? Poi il 2-0 nasce da una bellissima azione, da una bellissima azione, tutta di prima, tutti i passaggi filtranti belli, no? Il cross di Alexandro per Matuidi, che di testa incorna e fa 2-0. Io ho detto, ecco qua la partita, diciamo che si è messa nel birra. Non pensavo che fosse finita, attenzione, perché comunque l'Atletico è sempre l'Atletico. Infatti l'ha messi sotto poi nel finale, ma era anche logico. Cioè, non penso che, no, io non pensavo che la Juve potesse veramente fare tutto il secondo tempo in quel modo. Non c'è riuscita, però insomma, la fisicità dell'Atletico e soprattutto sui calci piazzati. Infatti, due hanno preso gol. La Juve ha preso gol da due calci piazzati, fondamentalmente. Uno di Savic, con il gol di Savic, e l'altro è il gol di Herrera, che tra l'altro era anche al debutto. Vabbè, oggi ha debuttato pure Ramsey, e quindi ce lo mettiamo tutto insieme. E niente, raga, 2-2, io direi che è stata una partita assolutamente bellissima, su questo proprio nulla da dire. E quelli che dicevano Sarri sopravvalutato, secondo me si dovranno ricredere, perché io penso che partite del genere la Juve ne abbia fatte veramente una contata con Allegri. E
E con Allegri ha perso in modo indicibile contro l'Atletico, poi al ritorno ha rimontato, ma quella è quell'una partita su 100 di Allegri che fa bene. Sarri queste partite le fa di default, quindi andiamo così, andiamo avanti così, per poi passare purtroppo alla delusione della giornata, che poi chiamarla delusione, oddio, era la prima in Champions in assoluto, quindi non è che mi aspettassi che adesso l'Atalanta andasse a vincere 3-0 sul campo della Dinamo Zagabria. Ma sinceramente non mi aspettavo neanche la clamorosa debacle che ha avuto, perché 4-0 è pesantissimo contro la più scarsa del girone. Cioè, quello è il problema. È vero che comunque adesso è vero che comunque ha anche altre partite, c'è lo Shakhtar andata e ritorno e avrà anche la Dinamo Zagabria in casa. Però devo dire che questa è stata veramente una clamorosa debacle, anche perché l'Atalanta, per buona parte della partita, si è fatta dominare. Adesso non dico che almeno un gol secondo me lo meritava, e forse anche uno in meno se lo meritava, però sicuramente non meritava neanche il pareggio, perché per quello che ha fatto ha attaccato un po' alla fine, ma sostanzialmente troppo poco per poter vincere in Champions, devi andare a 3.000. Se poco poco ti abbassi, come abbiamo visto con la Juventus, ti segnano, cioè questo è il fatto, l'abbiamo visto anche noi ragazzi, noi andavamo a due all'ora e l'abbiamo visto, abbiamo fatto una partita ignobile, ignobile, però basta, non voglio più parlare di Inter, continua a dirlo e poi continua a parlare, la devo smettere di parlare di Inter, cazzo. Ok, adesso parte il mini sfoghino adesso, diciamo che tra l'altro non l'ho neanche vista benissimo perché avevo la Juventus di qua e di qua invece avevo diretta gol, perché volevo vedere anche tutte le altre partite, quindi l'Atalanta l'ho vista quando la facevano vedere, però da quel poco che ho visto, male male male, la Dinamo Zagabria veramente in certi punti della partita proprio surclassato l'Atalanta. E niente, raga, bisogna vedere come va avanti. Ripeto, ovviamente sono 5 partite e può succedere di tutto. Può essere anche che magari l'Atalanta vince, che ne so, 2-1 al 90esimo contro il Manchester City. Magari sarebbe un sogno, però obiettivamente è molto difficile. E tant'è, bisogna vedere cosa succede dopo. Per le altre partite ho bisogno un attimo del supporto app, perché perdonatemi, ma non mi ricordo benissimo tutte le partite, quindi non parlo di Olympiacos Tottenham perché non l'ho vista proprio, quindi lasciamo perdere. Paris Saint-Germain Real Madrid. E io qui, regà, contrariamente magari molti non saranno d'accordo con me, ma io ho goduto troppo, troppo. A me Paris Saint-Germain mi fa anche pena certe volte, no? Perché è quella squadra che ci prova, ci prova, ci prova, ma alla fine non riesce mai. O perché c'ha sfiga, o perché non ha funzionato questo, o perché ha fatto schifo, o perché qua. Insomma, c'è qualche. Ogni volta c'è sempre qualcosa che non va bene. Invece oggi ne rifila 3 al Real Madrid. 3. E il nostro caro Maurito Icardi, ragazzi, il nostro caro Maurito Icardi, che ha fatto. Da quanto ho potuto vedere, poco comunque, non è che l'abbiano mostrata molto. Per quel poco che ho visto e per quello che ha detto il telecronista, ha fatto una partita fatta bene, insomma. E io mi sto a mangiare le mani perché, ripeto, non dico adesso, Icardi deve ritornare. Non sono assolutamente. Icardi se n'è andato e acqua passata. Ovviamente c'è sempre la possibilità che torni, però. Vederlo giocare così in Champions a me mi fa rode, capito? Cioè, a me mi fa rode visto che a noi Lukaku ha fatto zero, capito? Zero, Lautaro zero, pure lui. Cioè, a me mi fa rode sta cosa, capito? E lui sta giocando contro il Real Madrid. Vabbè, basta. Non voglio troppo parlare di Icardi perché poi se no si creano i dibattiti tra i icardiani, non i icardiani, succede un casino. Passiamo oltre. Non parlo di Shakhtar Manchester City perché sostanzialmente è stato a senso unico, non è successo praticamente niente, a parte due o tre occasioni dello Shakhtar, ma è inutile anche che ne parliamo. Dell'Atalanta ne abbiamo parlato, Bayer Leverkusen Lokomotiv Mosca, clamoroso colpo esterno della Lokomotiv Mosca che sinceramente non me l'aspettavo, mi aspettavo vincesse il Bayern, io, il Bayern, non il Bayern, il Bayern. Perché adesso giustamente andiamo a parlare anche del Bayern, eccolo qua, 3-0 sulla Stella Rossa. E indovinate un po' chi ha giocato? Ben Perisic! Perché ogni volta che noi diamo via qualcuno, quello diventa un fenomeno? Perché?
Perché? Allora, Perisic da noi faceva cagare al cazzo. Faceva cagare al cazzo. Arriva qua, primo assist, primo cross in mezzo, gol. Cioè, non ci posso credere io, non ci posso credere. Sì che è in prestito con diritto di scatto. Ok, però mi rode, capito? Cioè, mi rode tantissimo perché noi l'abbiamo scaricato come un bidone. Questo va al Bayern, fa il titolare e fa assist. Porca troia! Porca troia! Vabbè. A parte questo, comunque anche questa, poco da dire, partita a senso unico, non è che c'è tanto da dire, 3-0, insomma, pure troppo poco secondo me, perché mi aspettavo che andasse pure oltre, perché il Bayern contro queste squadre di solito fa tipo 6-7-0, di solito, però, tanto 6-0, 3-0 cambia poco, comunque partita a senso unico non è cambiato niente. E detto questo, come al solito, nei commenti mi voglio sapere la vostra opinione. Però, come al solito, vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Stavolta non l'ho detto veloce, così si capisce. Mi piace e seguitemi su Instagram, che come al solito è in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Questa è la Champions. Mettete lo striscione. Questa è la Champions. Ciao!